Questo programma è offerto da ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Form, attrezzature e servizi per il fitness made in Italy. Ciao ragazzi, bentornati a una nuovissima e straordinariamente rifatta, ristrutturata grazie a Pacus, puntata di Patricamente Show. Sigla. Patricamente Show. Amici, bentornati, siamo di nuovo in studio qui a GoTV Patricamente Show e devo dire che ho un ospite veramente straordinario. Voi non lo sapete, non potete immaginare chi si siede qui davanti a me, ma prima di farvelo immaginare devo lanciare il video che ha turbato le mie notti. Autolike. Nicolò Torielli, applauso! Grazie, grandissimo. Grazie, regia, tieni l'applauso anche, bravo, sai, fa andare. Senti qua che adesso c'è bravo. Ragazzi, io non ho mai ascoltato la musica per il contenuto, io... Senti qua, bravo. Grazie mille, grazie, un piacere, sì, grazie Patrick per avermi invitato, buonasera a tutti, siamo qui a Patricamente. Abbiamo 10.000 fan fuori con il Green Pass che urlano, sentili di nuovo. Ci sono, tranquilli, dopo finita la puntata arriverò da ognuno di voi, buonasera Patrick. Nicolò, grazie per essere qui, io ti ho fatto il filo da un anno per averti a Patricamente Show. No, non è vero, Show. Racconti la verità, mi ha mandato un messaggio 4 giorni fa, ti va di venire? Certo, che okay, va bene Patrick. Oh dai, grazie, bello, un altro ti posso applauso prendere. Perché una disponibilità del genere, è da un anno che lo penso, da quando ho visto Autolike. Ragazzi, ti dico, io musica non l'ascolto, l'ascolto per la musica, non l'ascolto per il testo. Autolike è particolarmente privo di contenuto, però è talmente pieno di topa, sì, che mi ha urtato più dei film di Edwige Fenech degli anni 80. Sì, era quella mai... No, era quella... Hai era mai praticato onanismo con Edwige Fenech, anche tu? Assolutamente no, perché sono un po' più giovane di te, poco. Io sono di più di quella questi, generazione questi di Non è la Rai. Questi 5 calli li dedico ai film di Lino Banfi di quegli anni. Io sono della generazione di Non è la Rai. Comunque. E questi qua, che provo con la sinistra perché dicono che sembri qualcun altro... con il grandissimo video di Autolike, perché sono tutte donne strabelle, ci nomini queste ragazze. Qual è la sono? Tua preferita del la bionda video? Io l'ho cercata, non ci sono bionde, quella bionde. Vestita di bianco non c'è neanche una vestita come di no, bianco quella con le non hai spinti. Guardato il video, ok, ma spieghiamo per chi non avesse visto il video come Patrick di Autolike. Autolike è una canzone inclusiva, ma ci dici i nomi delle ragazze per inclusiva favore. Le ragazze non posso io dire le ho cercate su Instagram, non le ho trovate. No, ci sono tutti. Mi aiuti a si vede che non hai visto il video, Patrick, non hai visto il video. Fammi raccontare agli spettatori di cosa tratta quella questo di colore video. È molto carina, ma mi piaceva di più la castana bionda. Allora, detto così, sembra solamente un carro di tanta gnocca. Anche però vuole essere ma ho ascoltato il testo, ci parla di pizza, pizzette, pizza al taglio. Parla di piacere è meglio che piacersi. Quindi io non aspetto che gli altri mi mettano like, mi devo piacere io. Come posso piacermi nel migliore dei modi? Facendo quello che più mi interessa, ovviamente finalizzato al cuccare. Ho preso tutte ragazze di tutte le etnie. Io l'ho mai interpretato, l'ho preso per onanismo direttamente. No, non era, c'era del sentimento. Vedi cioè, che non capisco... Guardami, cioè io esprimo... Ragazzi, io non capisco un tubo, cioè veramente fraintendo le cose... più basiche, guardo un videoclip che ti dice autolike e lo prendo per autoerotismo sostanzialmente. No, non era credevo quello. Che il messaggio fosse... Allora un contenuto c'è. Cioè, ma ti sembro io che voglia parlare dell'autoerotismo? No, te ti ho visto bene in mezzo a tutte quelle gnocche. Diciamoci subito, dimmi l'elenco di quelle che hai corteggiato. C'è la Micaela. Micaela Fro Romania. Sui, le trovi, su Instagram. Vai, le seguo tutte. Dai, c'è Micaela. Seguo. Ragazzi, allora date sull'Instagram di Nicolò. Micaela segue lui, boom, la beccata. Micaela. Poi c'è la Yanina che viene dalla Nigeria, bellissima anche lei.
Jana dalla Croazia. Ho preso varie persone di svariate etnie perché appunto, soprattutto in quest'epoca dove è giusto spingere l'inclusione e l'integrazione, ho detto mettiamoci dentro la mia passione più grande. Ma di che anno è Autolike? È di 2017. Vabbè, comunque recentissimo, devo dire sì. Che... E la carriera musicale da sempre hai avuto questa velleità? Ma insomma. No, mai, è nata e morta in quella canzone. Dalla radio proprio? Come sei saltato fuori? No, mi trovo un'estate a non avere niente da fare. Io mi guardo tra me e me e dico cosa posso fare per, non so, andare a fare qualche serata in discoteca, che le serate in discoteca... E comunque io quando ti ho visto nel videoclip ho avuto un'impressione un po' che mi ha dato Nongio in quella canzone con Arisa. Che cantava l'esercito dei selfie. No, quella lì è un progetto, quello lì. Però guarda, ho detto, caspita, c'è Nongio che canta, pensavo cantasse lui la canzone. E invece era Michele e invece Bravi. Sono no, non Michele Cetra, Bravi. Fragola, che... Lorenzo Fragola. Esatto, esatto, Lorenzo Fragola penso che sia la voce di Nongio. Quando ho visto te ho detto, qua magari c'è Lorenzo Fragola col volto di Niccolò, no? Infatti utilizzo l'autotune e se senti... Qualche volta l'ho sentito. Sembra Optimus Prime. No, allora io non so cantare. Non proprio, ma... Nasce così questa canzone qui. Ho due amici che sono uno Eddie Virus del Pagante e gli altri l'altro due è Tommy V del Grande Fratello. Anche che ne approfitto lo saluto, Merck and Cremont sono che mi hanno fatto la base. Loro mi fanno, noi ti diamo questa base, però tu non dire che te l'abbiamo fatta noi perché noi abbiamo una credibilità, che è vero. Perché loro tra l'altro sono produttori di basi musicali molto importanti, di molti artisti che si sentono per radio. Eddie aveva questo testo e mi fa, io c'ho questo testo qua. Io dico, guardate, io non c'ho niente da fare quest'estate. Posso prenderlo io e vediamo cosa salta fuori? Loro, tieni, abbiamo fatto uscire Autolike per ridere e scherzare. Comunque molto carino, devo dire che grazie. Mi è piaciuto molto. Altri progetti musicali non pensi di abbracciarli? No, a zero. Dai, allora facciamo un attimo silenzio e prendiamo quello che poi è l'ambito dove io ho sguazzato abbastanza, ragazzi, quello della Jalapas, e vediamo il video di Niccolò Torielli dai Jalappi. Hai il coraggio di trasmettere un programma meraviglioso che si intitola The Club. No. Molto seguito dai giovani, pare. Anche perché sono videomessaggi di ragazzini che cercano un'anima gemella. Tipo questo? No, ma che capelli ha? Che cos'è questo? Chi è? Cosa avrà da dire questo uomo? Ma cos'è l'Imal? Niccolò. Età? 20 anni. Da dove vieni? Da Mantova. Quanto conta il look? Un sacco. Perché se sei brutto e grasso è inutile, ma nessuna ti vuole. Invece con quei capelli... Parlaci del tuo look. Ecco. Niente, sono un ciuffo che è avanti una cifra. Facci vedere troppo. Come sei senza gel. Vabbè, guarda. Sta bene come, anche come uno spinone, eh? Sì, secondo me sì. Un buon avanti. Le donne cosa dicono di te? Che faccio schifo. Ah, ecco. Almeno quello. Oh, ma The Club, questa esperienza, come... Cioè la Jalapas ti ha trovato subito, insomma, o sei tu che hai trovato loro? Com'è nata la cosa? E guarda, mi emoziono sempre quando vedo quel video lì perché è stata la mia primissima apparizione televisiva. Io volevo vedermi in televisione due minuti, all'epoca non c'è Marco Santin che ti sta guardando, anche Giorgio. E salutiamoli. Anche salutiamoli. Pagus ti sta guardando. Assolutamente. Io mi volevo vedere in televisione, non c'era YouTube, non c'erano i social, non c'era nulla, c'era però questo programma che se tu li trovavi in giro per l'Italia, ti facevi intervistare e ti vedevi su questa rete. Ma sono i capelli il motivo che ti hanno spinto? No, adesso mi sembrano... No, avevi i capelli giù. Avevi i capelli sconvolti, veramente. No, avevo i capelli giù e mi...